Musichetta. Abbiamo appena fatto. Ok. Molto bene, così. Però mi piaceva la musichetta. Allora, elettorale. Il Movimento 5 Stelle ha voluto lanciare un messaggio chiaro ai propri elettori. Mi è sembrato necessario. Questo sul blog delle stelle originale. Questo è... Chi ha votato il Movimento 5 Stelle il 4 marzo non è un coglione. Parola del blog delle stelle. Quindi è una cosa... Io non so se c'era... monte di richieste, di chiarimenti. Cioè, sì, 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 sì. Non lo so. Fatto sacro, dico no. Chi ha votato non lo è. A lui, Nello Angelucci, portavoce del Comune di Roma, Movimento 5 Stelle, sta notizia non gli è arrivata. Infatti pubblica sta cosa. Metro di Roma, Spagna, si riparte. Riaperta la stazione Metro Spagna di Roma. E via libera dopo il completamento dei collaudi sulle scale mobili, eccetera, eccetera. Anche Repubblica a breve, Barberini resta tuttora sotto sequestro. Questa bellissima foto da riapertura della Metro Spagna. Primo commento, te prego Diego, leggilo in milanese. Uè Cicci, guarda che hai postato la foto della fermata di Villa San Giovanni sulla linea rossa di Milano. Ragazzi, è tutto vero, ha messo la foto della metro di Milano. Ma io dico, ma come gli vengono? Io guarda, no, che è una roba incredibile. No, no. Ma una foto d'archivio di Piazza di Spagna quando l'hanno inaugurata davvero, no? C'è allora da qualche parte. Io sotto questo post, voi se andate su Facebook, lo potete scorrere per 20 minuti e c'è stata tutta una serie cosa di Milano, tutti. E lui dice, ho messo questa specifica NB. Foto a titolo esemplificativo. Se non fosse che su Facebook... È stata riaperta a Spagna, vi potevo mettere una foto di, non lo so... Sì, esatto. Concorde. Quindi io sono salvo, ho messo questa Brooklyn. Foto. Brooklyn, potevo mettere una foto di Brooklyn, è uguale. Però su Facebook c'è questa funzione. Visualizza cronologia modifiche. Ma che ti credi, che siamo nati ieri? Ma che ti credi, che abbiamo votato 5... No. Questo è il primo post che lui fa, e quella specifica foto a titolo esemplificativo non c'è. Dopo che gli sono arrivato 4.000 scapaccioni alla calenda, lui mette foto a titolo esemplificativo, il che lo salva manco per niente. La sindaca Raggi ispeziona le nuove metro 1, va bene, foto a titolo esemplificativo. Anche San Pietro non è da meno. Ma io dico, ma perché vergognarsi? Perché dovevi inseguire sempre Milano? Riaprire qualcosa comunque è un valore, anzi di più, quel ri è una ricchezza. Ce lo spiega Mirko. Abbiamo mandato Mirko Matteucci e Leonardo Parada a valorizzare le riaperture delle nostre risorse turistiche e delle nostre infrastrutture. Buongiorno Mirko. Buongiorno Leonardo. E allora come va? Alla stragrandissima. Oggi? E oggi è una giornata strepitosa per Roma. Una giornata difficile da dimenticare. Perché Mirko? Perché Roma riparte. Hai visto quello che succede a Milano? Che succede a Milano? È una città che sta vivendo un nuovo rinascimento. Ogni giorno mi aprono nuove stazioni della metro, nuovi musei. E a Roma facciamo ancora di più. Noi riapriamo. Perché è troppo facile aprire e basta. Riaprire è molto più difficile. Perché quando metti la proposizione ri davanti a una parola, te si complica tutta la vita, Leonardo. Diventa tutto difficile. Tipo, che ne so, chiamare, chiamare sono buoni tutti, ma richiamare, in quanti richiamano? Nessuno. Quasi nessuno, no? Certo, ti offendono. Ma quello non mi ha richiamato, allora lo richiamo io, vabbè. E quindi che vuoi fare? Facciamo una grande festa, una grande inaugurazione per queste riaperture, Leonardo. Guarda che ho portato, c'è il banchetto delle inaugurazioni, la torta, la fascia da sindaco, il nastro rosso da tagliare. Alla stragrandissima, lo vedi quanto sono felici i romani? Signore e signori, che giornata strepitosa per Roma! Metro Spagna riapre! E dai, tutti i romani sono contentissimi! Buongiorno! Ecco. Il grande entusiasmo che questa iniziativa ovviamente cominciava a generare viene subito tarpato, diciamo. L'aria è cambiata.
È un grande momento per Roma, lo sappiamo, sappiamo. Ma ditelo pure ai vostri colleghi, perché non vorremmo mai che poi ci rifermano un'altra volta. Ci sono un sacco di cose che riaprono oggi, quindi siamo contenti. Mi inizia un po' così, Mirko, questa inaugurazione. Se ti arriva la polizia municipale che ti dice che il banchetto devi togliere, la torta la devi togliere, come fai a fare questa inaugurazione? Buongiorno signore e signori, accorrete alla grande inaugurazione del Colosseo. Il Colosseo riapre dopo una notte di chiusura. Guardate tutti. La cosa divertente sono i turisti in fila, loro che lo guardano e non capiscono inevitabilmente. E chi capisce dice, ah, mo riapre. Cioè, quindi abbiamo rischiato di trovarlo chiuso. Culo, proprio il giorno giusto. Il Colosseo riparte! Inauguration! Are you happy? Yes. Colosseo, inauguration! Thank you. Thank you to you, grazie a lei. Da dove viene? Texas. Texas, incredibile! Your cowboy hat, I like it. Gli piace pure il mio cappello di cowboy, sti cazzi, vabbè, thank you very much. Mette la fascia da sindaco. Grande Jeff. Guarda, guarda Jeff. Noi fate così voi in America. Questa è De Pinoli, la torta della nonna. È emozionato? Yes. È un grande momento per Roma, un momento straordinario. Very, very momentous occasion. Very, very? Very, very momentous occasion. Momentous occasion. Yes. Are you ready? È un grande momento. Dai Jeff, come on Jeff. Go ahead Jeff. Yeah. Yeah. Grande Jeff. Tagliato il nastro. A me piace il pubblico. Sì, sì, sì. No, perché infatti poi inquadra solo da una parte, ma dietro. Guarda. Anche qua tutto sembrava procedere. Grande, grande riapertura. Un momento straordinario per Roma, il Colosseo. Ecco. Come gli si è spenta il Colosseo. Momento straordinario. Braccio duro della legge. Arriva. Pace interiore. Vabbè, scusate, ma che vi seguo poco io. Buona giornata. Grandissimo applauso. Sta salvato. È dura dividersi fra lavoro e passione, non ci rendiamo conto. No, dai, riesci ancora, ciao. Grazie mille, forza la Raggi sempre. Al carabiniere. È inopportuno, Avin, non è che forza. Signore e signori, riapre la chiesa di Testaccio. Mirko, Mirko. È subito. È stato un servizio un po' così, movimentato. No, buongiorno, mi perdoni, mi dà un documento e mi spiega cosa state facendo. Ma si riapre che cosa? È la chiesa. È stata chiusa tutta la notte. Si è riaperta pure la mezza. È stata chiusa tutta la notte. E lui poverino dice, ah, forse è vero che è stata chiusa la notte. Drobì a Piazza di Spagna. Insomma, è una satira politica. Che è di satira politica? È satira politica. Lo ci hanno mandato. Propaganda live sulla serie. Siamo... Ci festeggia, l'inaugurazione. Che la chiesa... È stata chiusa tutta la notte. Vabbè, ci siamo capiti. Siamo capiti. Grazie. Scusa. Niente, Leonardo, tocca sbaracca pure da qui. Si sono puntati in altra orta col tavolino, l'occupazione del suolo pubblico. Ma noi volevamo solo ringraziare il comune che riapre un sacco di cose. E invece no. Ci sarà un motivo. Ci sarà. E qual è? È che il comune di Roma è proprio umile. E sono umili, Mirko. Sì, non vuole sbandierare i loro successi, capito, Leonardo? Vogliono volo a basso, come vedono qualcuno tipo noi che facciamo pubblicità a queste riaperture, e loro dicono no, non ci serve tutta questa pubblicità, anche meno che... inauguriamo qualche altra cosa, ma io direi di andarsene a casa, se no a finire pure che ci arrestano, Leonardo. Dai Mirko, pace interiore, dai. Un applauso a Mirko Matteuccio, Leonardo Parada per...